nemmeno con la quasi totale scomparsa degli esseri umani dal pianeta, si è verificata la scomparsa del rumore. Questa nuova terra, popolata di Urgut, è costantemente sferzata da venti assordanti che disturbano il riposo. Precipitazioni di sabbie granulose, smottamenti di dune, mostruose voci sotterranee di megaliti liquidi, e zolle che si svegliano dal loro letargo solo per scontrarsi e rimarcare le loro divisioni. Venivano chiamati terremoti, e un tempo erano causa di enormi perdite, crolli e ferite nella terra, come vistose cicatrici nella civiltà. Ma oggi non è più così. Non ci sono montagne o palazzi che crollano, voraci maremoti, epidemie di panico, persone che mancano all'appello, solo qualche buco che ritorna ad essere pieno, e una scossa che costringe a interrompere il cammino. L'unico richiamo alla passata potenza distruttiva dei terremoti è il rumore. Come posso renderlo in parole? Il suono improvviso di immensi blocchi di pietra Urgut che ringhiano e si crepano ad un volume che non può essere misurato, dato che si è persa la memoria dell'unità di misura. Presso poco. Durante uno di questi terremoti mi trovai al limite dello sfinimento per via del suono ineludibile che accecava le mie orecchie, e fu proprio al limite del mio logoro sopportare che compresi quella parola che forse più di altre era stata svuotata dagli esseri umani nel corso dei secoli. Accadde che nel frastuono tellurico di una scossa che mi sembrò durare giorni, cominciai a percepire un altro suono distinto. Dapprima mi parve che quelle note, perché di armonia si trattava, fossero state generate dalla mia mente come segnale della rottura dei timpani o del crollo del sistema nervoso, ma poi, non so come, compresi che proveniva da fuori e cominciai a seguirlo. Con le mani premute sulle orecchie, più mi avvicinavo alla fonte sonora, più le note diventavano limpide e il suono del terremoto diminuiva di volume. Quando il rumore fu quasi completamente soppiantato dalla melodia, vidi, per la prima volta, un bosmicce.
distante un centinaio di passi da me. Andai a scoprirlo. Ero quasi giunto a toccarlo quando, di colpo, le note tacquero. E ancora più sorprendente, quando appoggiai la mano sopra questo Urgut, dalle fattezze di una enorme anfora, qualsiasi suono si spense. Non sentivo più né il terremoto, né il suono del musmice, né il vento. I miei passi, il battito del mio cuore, la deglutizione, i miei pensieri. Nulla produceva più il minimo rumore. Una paura screziata di gioia vertiginosa infranse parti di me che non conoscevo nemmeno, permettendo al silenzio di annegarmi. Così trovai la pace. Per la prima volta. Thank you.